Buonasera, amici. Volete farmi il favore di dare un'occhiatina sopra i vostri televisori e guardare se per caso la vaschetta dei pesciolini rossi ha una crepa da qualche parte? Grazie. A proposito, mi hanno chiesto di informarvi che qualcuno di voi si perde il nostro programma senza alcuna necessità. Avete cambiato abitazione e non ci avete comunicato il vostro indirizzo. Dunque non sappiamo dove recapitarvi lo spettacolo. Spero che sistemerete questa faccenda al più presto. Poverina, mi dispiace di averla dovuta ammazzare così, specie perché era proprio identica a me. Certo, dovrei smettere di usare me stessa e mio marito come modelli per le mie storie di omicidi coniugali. È che mi vengono spontanee queste idee raccapriccianti. Uno psichiatra forse direbbe che nel mio intimo covo tendenze omicidi. Comunque mi vengono in mente tanti di quei modi per ammazzare la gente che mi faccio paura qualche volta. Ma e poi chi lo sa, se non mi sfogassi scrivendo romanzi gialli magari finirei per commetterlo davvero, un delitto perfetto. Io in fondo sono contenta di fare questo lavoro, certo, è molto più sano. E ci si guadagnano anche dei bei soldi, mi strapagano. Per il resto direi che sono una persona normale, anche se Donald, mio marito, non sempre è d'accordo con me. Povero Donald. Lui fa l'avvocato. Si occupa di diritto commerciale. Non ha proprio la vocazione per l'omicidio. Per me invece è come mangiare noccioline. Quando comincio a pensarci non mi fermo più. Per esempio, adesso mi stanno passando per la testa strane idee su quelli della casa accanto. Se mi ci metto a pensare su un tantino, magari ne viene fuori un bel romanzo. E conoscendomi lo farò probabilmente. Eccolo lì. Donald, dormi. C'è solo una luce nella casa accanto. Non ti sembra strano? Da quando i Blanchard vivono lì, quella luce resta sempre accesa tutta la notte. E sono sicura che non viene dal corridoio. Verrà da una camera da letto. Forse quella della moglie. Ma sì, magari soffre di insonnia e legge tutta la notte. Forse per questo non l'ho mai vista. È strano, però. Abitano in quella casa da più di 2 settimane e io non ho mai visto la signora Blanchard. Mai una volta! Non sembra strano anche a te? Ho incontrato il signor Blanchard al supermercato. Non è per niente socievole. Quasi non mi ha salutato. È così scostante, sta molto sulle sue. Non capisco come poteva essere un buon insegnante. Lo sai che una volta era un professore d'università? Come mai ora si è messo a insegnare alla scuola superiore? È davvero molto strano. Buonanotte, amore. È una gioia parlare con te. Donald! Forse non esiste neanche la signora Blanchard. Non so, forse l'ha inventata lui per qualche ragione. O magari è morta e lui non riesce ad accettarlo, così continua a fingere che... O magari l'ha ammazzata lui. Magari ha scoperto che aveva qualche vizio segreto e se n'è dovuto liberare per salvare la sua carriera. Potrei costruire una bella trama. Ho una gran fame. Vuoi che ti porti qualcosa, amore? Forse preferisci dormire. Comunque, non è un'ipotesi tanto campata in aria, pensarci bene. Sì, il signor Blanchard si libera della moglie e poi si trasferisce in un'altra città dove non ci sono amici fra i piedi a fare tante domande. Però ha sempre paura che a qualcuno possano venire dei sospetti. E così finge che la moglie sia ancora con lui.
Per esempio, l'altro giorno, quando l'ho incontrato in un negozio... Può mandare 6 paia di queste calze alla signora Blanchard, per favore, al 421 di West Ridge Road. Salve, signor Blanchard. Io sono Julie Fenton, una sua vicina. Che bello, finalmente posso parlare con uno di voi due. Sapesse quante volte ho pensato di fare una visitina a sua moglie, è nuova qui, deve sentirsi sola. Ma no, si sbaglia, sta benone, è contenta. E visto che lei è via quasi tutto il giorno, ho pensato di presentarle qualcuna delle mie amiche. È molto gentile, ma non credo che mia moglie possa ricevere visite, per il momento almeno. Grazie. Grazie a lei. Buon pomeriggio, signora Fenton. Un attimo, aspetti, mi è venuta una splendida idea. Che cos'è, un compleanno, un anniversario? Mi dispiace, non capisco. Le calze, perché le ha comprate? Deve essere per una qualche occasione. Possiamo uscire tutti insieme stasera per festeggiare. Lei sbaglia, non si tratta di nessuna occasione. Io faccio sempre le compere per mia moglie. Oh, e perché è malata? Per carità, no, come le è venuto in mente? Io non ho mai conosciuto una donna che rinuncia a fare shopping per conto suo se può farlo da sola. Purtroppo è così, mia moglie non può farlo da sola. Buongiorno, signora Fenton. Ho capito che voleva dire non può farlo da sola. La verità è che non c'è più la signora Blanchard. E pensare che può continuare così per anni. Ogni tanto fa fagotto e cambia città. Fa la commedia del marito devoto. Dà a bere alla gente che la moglie ama la solitudine. In effetti... Fino a quando riuscirà a far credere che la signora Blanchard è viva, il signor Blanchard sarà salvo. E poteva perfino passarla liscia. Ma ha avuto la sfortuna di venire a vivere proprio vicino a me. Non sono io che galoppo con la fantasia stavolta. Quello era il signor Blanchard. Non si illuderà di venire a sbirciare alla mia porta in piena notte senza una spiegazione. Io sono un po' incosciente, me ne dovrei andare via di qui e subito. Ma è chiaro che non me ne vado proprio adesso. Che volete? Per me è irresistibile. A quanto pare il signor Blanchard non è qui. Ma dove sarà la signora Blanchard? Ha tanto l'aria di un set, pronto per l'entrata in scena della protagonista. Beh, almeno c'era una signora Blanchard. Ed era molto carina. Anche se è chiaro che quel vecchio gufo non la pensa così. Roba da mandarlo in rovina con lo stipendio che prende un insegnante. Forse non ce la faceva a mantenerla e così l'ha ammazzata. Buonasera, signora Fenton. Credevo che fosse un ladro. Io la stavo cercando. Dentro l'armadio? No, è che quando l'ho pescata a spiare, cioè, quando l'ho vista fuori della mia porta, io... Ho pensato che fosse successo qualcosa alla signora Blanchard, così... No, non è successo nulla alla signora Blanchard. Veramente? Lo può provare? Volevo dire, mi piacerebbe tanto conoscerla. Magari un'altra volta, va bene? Ma c'è allora, è qui. È chiaro, visto che è casa nostra. Mi dispiace molto di averla spaventata poco fa. Mia moglie era uscita senza dirmi niente e ho pensato che poteva essere venuta a casa sua. E ora mi scusi, se permette l'accompagno alla porta. Vogliamo fare una cosa simpatica, andiamo tutti e tre a casa mia adesso, svegliamo Donald e ci prendiamo un caffè. No, mi dispiace, ma è proprio impossibile. Ma perché? Signora Fenton, perché per una volta non bada agli affari suoi? Buonanotte. Donald! Donald! Sono sicura che qualcosa non va in quella casa. Sembra tanto un obitorio, anzi, forse lo è, direi.
Continuo a pensare a quella povera donna. Probabilmente è lì, in cantina, morta in questo momento. Il suo cadavere è fatto a pezzetti, pronto per essere buttato nella fornace. Provo a scrivere una storia su Blanchard. Ma tu continua a dormire, tesoro, non ti svegliare. Può darsi che l'idea del vizio segreto della signora Blanchard sia quella buona. Magari era un'alcolizzata. Stava rovinando la carriera universitaria del marito e lui alla fine ha dovuto farla vivere segregata. Dove stai andando? In nessun posto, vado solo a fare due passi. Già, due passi al negozio di liquori, avanti, torna subito in camera tua. Per favore, ti prometto che non berrò niente. Io non ce la faccio più, devo uscire da questa casa, altrimenti impazzisco. Voglio avere delle amiche, andare a fare spese, vivere come le altre donne, non lo capisci? Il fatto è che tu non sei come le altre donne. Le altre donne non danno quasi fuoco alle loro case dopo essersi scolate una bottiglia di whisky. Non girano in macchina ubriache. L'ultima volta per poco non hai investito un bambino. Le altre donne aiutano i mariti a fare carriera, non gliela distruggono. Su, torna in camera tua. No, tu non puoi tenermi prigioniera per sempre. Racconterò a tutti quello che mi hai fatto. Hai scordato quante volte ho chiesto un trasferimento? A quanti incarichi importanti ho rinunciato io per colpa tua? Mi hai mandato a monte la carriera per l'ultima volta. Per l'ultimo maledetto furto! Bene, e così è finita per lei. E sono entrata. Avrei dovuto bussare. So che è terribilmente tardi. Signora Blanchard, non sa quanto io sia felice di vederla, sul serio. La sua casa è molto bella. È proprio come me la immaginavo. E io cominciavo a pensare che lei non esistesse affatto. Non posso restare a lungo. Mio marito non sa che sono qui. A lui non farebbe piacere. Non capisco perché no. Dopotutto siamo vicini di casa. È difficile spiegarle. Beh, non dica un'altra parola. Prima preparo il caffè. So già che avremo tante cose da raccontarci. Ellen. Signor Blanchard. Vuole prendere un caffè con noi? Non ne abbiamo il tempo, mi dispiace. Vieni, Ellen. No. Avanti. Ma scusi, mi spiega perché... Ellen, per favore, non farmi infuriare. Posso rimanere. Solo per pochi istanti. E a che scopo, si può sapere? Tu sei arrabbiato con me. Ellen. Sì, Charles. Mi dispiace di non poter restare per il caffè, signora Fenton. Non lo scorderò mai, lo sguardo del signor Blanchard. Credi, era proprio lo sguardo di un pazzo. E quella poverina mi ha fatto così pena. Tentava di scusare il marito. La tratta in un modo che mi fa ribollire il sangue. Deve averlo conosciuto quando era molto giovane. Era una delle sue allieve, forse. L'avrà affascinata perché era un uomo importante. Gli sarà stata perfino riconoscente perché fra tutte ha scelto lei. E adesso si ritrova sposata a uno psicopatico. Quando un uomo è così geloso da tenere la moglie letteralmente prigioniera in casa sua e non le permette neanche di parlare a una vicina, non può essere che pazzo. Io non la abbandono, quella donna. Non vivrei in pace con me stessa se non provassi almeno ad aiutarla. Sul serio, Donald, vorrei tanto prendere quell'uomo e... Donald! Eccolo, sta uscendo. Porta un fagotto sulle spalle. Per me quello è un cadavere. Va verso la macchina. Lo sta mettendo dentro la macchina. Ah sì, è un cadavere. Oh, Donald! Pronto, sergente. Sono Julie Fenton. Mi dispiace disturbarla, ma... sto bene, grazie. E lei come sta? Mi fa piacere. Senta, credo che una donna sia stata... Cosa? Ah, sì, il mio libro va bene. Stia a sentire, la mia vicina di casa è stata la signora Blanchard. È stata assassinata proprio ora. No, non ne sono sicurissima, però so che un cadavere c'è. Ho visto il marito portarlo fuori di casa. Ah, benissimo. La ringrazio. Grazie, a presto. Ah.
E adesso vediamo se riesco a ricostruire l'omicidio. Sono venuta a prendere il caffè. Sembra che abbia visto un fantasma. Non è mica troppo tardi, vero? Già, credevo che non l'avrei più rivista. Io e mio marito abbiamo litigato di brutto perché ero venuta qui. Poi è arrivato il suo amico Phil all'improvviso. Era così ubriaco che non si reggeva in piedi, così Charles ha dovuto caricarlo in macchina e riportarlo a casa sua. Ah, ecco allora che cos'era. Ma non mi ha sentito quando ha suonato il campanello? No. No. Dovevo essere sotto la doccia. Ma è proprio splendido. Permette? Prego, lo prenda pure, solo che non funziona. Con me non funzionano mai. Chissà, forse io non sono proprio portata per gli accendini. Ah, beh, tenga, provi con questi. È davvero stupendo. Adoro gli accendini d'argento. Non immagina le idee pazzesche che avevo sul suo conto. Quali idee? Ah, lasciamo perdere. D'ora in poi mi limiterò a scrivere. Ma è una scrittrice. Oddio, com'è eccitante. Ecco, dipende se le piacciono le storie di omicidi. No, mi sconvolgono veramente. A mio marito invece piacciono moltissimo i libri gialli, soprattutto se c'è tanta violenza. Beh, almeno su una cosa non mi sbagliavo. Helen, scusi questa domanda personale, ma lei è felice? Vuol dire con Charles? Credo di sì. Certo, è un tipo nervoso, sempre teso, irascibile. Non vuole perdermi di vista. Mi controlla un po' troppo da vicino. Ma sa anche essere molto dolce. Ne sono sicura. Gli sono tanto riconoscente, per la verità. Lui comprende le mie piccole fobie. E come donna di casa sono un disastro. A volte penso che sia un santo per sopportarmi. Devo proprio andarmene adesso. Ma si è fatto tardi. Mi ha fatto tanto piacere parlare un po' con lei, Julie. Torni pure quando vuole. Tutte le volte che suo marito... cioè, tutte le volte che ne ha voglia. Non serve che mi accompagni. Oh. Ora devo riscrivere tutta la storia. Dovrei scrivere romanzi d'amore. Però è strano. Poco fa l'accendino era qui sul tavolo. E mi ricordo perfettamente che la signora Blanchard lo teneva in mano. Ha detto che adora gli oggetti d'argento. Ho capito qual è il suo vizio segreto. Bene, ho finito il primo capitolo ed è molto molto buono. Ho fatto in modo che i Blanchard non si possano riconoscere. Avevo pensato tutte quelle cose tremende su quell'uomo. E invece è un poveretto che si trova a che fare con una piattone. Per forza ha dovuto lasciare l'università. Per colpa della moglie non riuscirà mai a mantenere un posto molto a lungo. Se per un attimo la perde di vista, lei se ne va in giro a rubacchiare. Deve vivere continuamente in tensione. Non sa mai quando colpirà ancora. È un miracolo che non l'abbia ammazzata. Pronto? Sì, sono io. Cosa? Il cadavere di una donna. È sulla trentina. È una brunetta. Vengo immediatamente. Deve essere la signora Blanchard. Vado all'obitorio per identificarla. È stata colpita alla testa e buttata giù da uno scoglio. L'accendino d'argento è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il signor Blanchard, quando ha scoperto che la moglie aveva rubato di nuovo, sarà andato su tutte le furie e l'ha ammazzata.
Ah, era così simpatica. Non mi perdonerò mai questa faccenda. È successo tutto per colpa mia. Sono stata io a cominciare e ora vado fino in fondo. L'ho riparato. Grazie. Non volete entrare a bere qualcosa? No, la ringrazio. Buonanotte. A quanto pare mi ero sbagliata. Finalmente possiamo dormire. Però non si può fare a meno di pensare a certe cose. Con tutto quello che succede al giorno d'oggi. Per esempio, hai visto che stanno facendo al di là della strada quegli strani scavi misteriosi? Io ho capito tutto. Quelli vogliono far sparire un cadavere, anzi tanti cadaveri. Ah!